Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio riproporre questa tipologia di video che avevo già fatto tipo un annetto fa, in cui vado a vedere i video degli haters caricati su YouTube, video in cui praticamente la gente parla male di me, sostanzialmente. Quindi i video proprio quelli cattivi, brutti, eccetera, che di solito evito, andiamo a guardarceli in questo video. Quindi ovviamente non è la mia tipologia di video preferita, ma mi diverto sempre tantissimo, so che vi divertite anche voi, e c'è anche da dire che c'è sempre tantissimo tantissimo materiale, ragazzi. Quindi bando alle ciance, andiamo a vedere che cosa hanno partorito in quest'ultimo anno gli haters. Ok, iniziamo con questo video che si intitola Nicole Hussel, come puoi fare questo a Gatto Denver? Non ho ben capito di che cosa parla, ho capito solo che non è proprio carinissimo nei miei confronti. Vediamo. Ci metti lo scalogno o la cipolla nel soffritto per il risotto? Ci metti lo scalogno perché sei un buon gustaio, Gatto Denver, ti conosco. E cosa ci metti? Il burro, l'olio? Praticamente lei sta parlando al telefono con Gatto Denver. Io, cioè, questa cosa devo dire che mi fa ridere, perché come idea è molto carina. Quindi hai un nuovo papino, Gatto Denver? Gatto Denver? Calma, calma! Oddio, credo di aver toccato un argomento sensibile. Gatto Denver? Ma non piangere! Gatto Denver, calmo, calmo, calmo! Non volevo toccare un argomento... Evidentemente sta facendo riferimento al periodo dell'anno scorso in cui mi ero lasciata con Tomas e poi appunto mi ero messa con Eric il primo periodo, poi qualche mese dopo, e lei praticamente sta, da quanto mi sembra di capire, sta dicendo che sta facendo capire che Gatto Denver, che tra l'altro è appena entrato, no, non lo vedete, sta dietro la sedia, e sta facendo capire che Gatto Denver di questo non era contento, del suo nuovo papino. Gatto Denver! Mi fa un po' ridere il fatto che di solito sono ragazzine che fanno questo genere di video e lei invece, cioè, almeno una decina, una quindicina d'anni più di me ce li ha, quindi mi fa un po' ridere il fatto che si metta a fare un video del genere, perché evidentemente non le sto simpatica. I don't know. Delicato, io pensavo che tu avessi accettato questa novità nella vita della tua mammina. Io ho caduto, Denver, no, ma non disperarti così. Vabbè, sai, le cose cambiano. I genitori a volte fanno così, insomma, cambiano marito, cambiano fidanzato, può capitare. Gatto Denver, no. No, non voglio sentirti fare questi discorsi, Non voglio sentirti dire che vuoi morire annusando le colle e gli additivi delle borse di lusso, quelle fatte in Oriente. Non voglio sentirlo. Da queste affermazioni mi sembra di capire che probabilmente le dà fastidio che io abbia delle borse di lusso. Cosa devo pensare? Che su di me puoi contare. Tutte cose che si dicono quando c'è un problema, poi dopo non si fa vedere nessuno. Se posso fare qualcosa per te, non ti piace troppo consumismo? Capisco. Penso che questa sia una cosa che le dà fastidio, il mio shopping. Da quello che dice mi sembra di capire questo. Il video di Nicole Hussel. A proposito, Hussel o Hussel? Perché con i cognomi sardi a volte mi sbaglio. Non è sarda? E perché parli sardo? Non lo sai? Tesoro, questo è l'accento triestino, forse dovresti venire un attimino a farti un giro a Trieste. Non parlo sardo, non ho l'accento sardo, anche se la Sardegna mi piace tantissimo e sinceramente non penso che ci sia niente di male avere un accento, però questo è l'accento triestino, vieni a Trieste e sentirai l'accento triestino che probabilmente non hai mai sentito in vita tua. Comunque il mio cognome si pronuncia Hussel perché è un cognome di origine tedesca, austriaca, ma quindi la lingua è il tedesco, e si pronuncia Hussel con la H e la S sorda. Hussel. Mettiti nei panni di questa fan che vede tutta questa opulenza, questo benessere, tutta questa abbondanza di cose. Lei così bella, che è bella obiettivamente, i suoi vestiti meravigliosi, i suoi gioielli, i suoi profumi, i suoi trucchi, la sua stanza, quella camera da letto, le lenzuola di seta, dove c'è ancora attaccato il baco, quello che...
Non ho le lenzuola di seta, non ho mai avuto le lenzuola di seta, però mi hai dato una bella idea. Non sarebbe male averle, so che aiutano con le rughe perché il cotone fa attrito, invece la seta no, e quindi non ti formano quelle rughe che si formano la notte, no? Le pieghe della pelle, insomma, vabbè. Ciuccia il filo, prendi il filo, lo ciuccia. Di qualità che ti permetta di fare una vita bella, dove lavori facendo le cose che ti piacciono, in mezzo al lusso. Io ho visto quel video, quello con l'albero di Natale, con tutte quelle cose sotto. Prendi una fan media, una donna normale, una giovane donna che si fa che lavora tutta la settimana e che non viene pagata proprio molto bene, perché in Italia, sai, a volte... Perché giustamente lei dice, sì, una donna che lavora tutti i giorni della settimana, perché tu sai che io invece non lavoro? Certo, non è un lavoro convenzionale come quelli che si conoscevano qualche anno fa, ma tu chi sei per dire a me che io non lavoro e che io non mi faccio tutta la sera come fai tu? Che ne sai? Guarda, non si giudicano le persone, Però sto pensando a questa signora che si mette lì con il cellulare per 8 minuti e 45, poi magari saranno anche stati di più prima del montaggio, a parlare da sola con il telefono per poi mettere su sto video, perché io le sto sulle... Succede che non è... Penso di non dover commentare, penso che dalla mia faccia si possa capire quello che penso. La groppa a casa di Nicola Usel. A proposito, Usel o Use? Perché io mi sbaglio con i cognomi sardi. Ma stai ripetendo sempre le stesse cose? Quello che ti volevo dire, tu immagina queste cose, cioè... Ha rifatto la stessa scena dicendo praticamente le stesse identiche cose del cognome e dell'albero. No comment, no comment. Sono sogna. Comunque adesso sai come pronunciare il mio cognome, così il prossimo video non ti sbagli. Siamo fatti per sognare. Certo, che poi quello era l'albero di Natale di luglio, immagina l'albero di Natale, capito? Quando invece la fan media, cosa trova sotto l'albero? Trova i calzettoni di nonnatina, quei calzettoni quelli di acrilico, quelli che fanno tutti... I calzettoni ce li ho anch'io e mi piacciono tantissimo, quelli grossi, spessi, super caldi e fluffy e tutti così, che hanno anche l'antiscivolo sotto e possibilmente anche tipo lo spazio per le dita. Adoro, io adoro ricevere calze a Natale, vabbè. E le lucine di notte, che hanno le toppe sulle ginocchia, che raffigurano quella faccia, la faccia del cantante di Gangnam Style, hai presente? E va bene, metto giù io. Ciao gatto Dever, ciao. Vuoi dirmi che Nicola Usel ha dei tempi di elaborazione del lutto più veloci? Mi piace che continui a pronunciare il mio cognome male, perché evidentemente pensa di offendermi così. Mamma mia. Ah no, vabbè, ma la parte finale è la parte forse in cui dimostra il suo astio verso di me, che manco mi conosce, meglio. Riascoltiamolo bene. Dimmi che Nicola Usel ha dei tempi di elaborazione del lutto più veloci di quelli di un gatto. No. Quindi le deve aver dato molto fastidio, quindi, il fatto che io sia stata single per poco dopo aver lasciato il mio ex marito. Questo a lei evidentemente deve aver dato fastidio, pur non avendo idea di chi sia, pur non conoscendomi, pur non sapendo nulla. E poi, beh, non si parla di un lutto, però non penso di dover... River, sei famoso, amore mio! Non penso di dover commentare e in alcun modo questo video, perché penso si sia commentato da solo, ragazzi, penso si sia onestamente commentato assolutamente da solo, e la persona in questione non dico niente, io spero solo a quell'età di non essere così e mettermi a fare queste cose. Mi piace poi perché c'è sotto al video anche un commento di un'altra haters che dice: sì, ne ha fatta di strada questa, è sempre più innamorata dei soldi, gna 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 gna. Nascosta dietro il nickname Anna GG,
con un cartone animato come avatar, insomma, in modo che non si veda la sua faccia, e mi piace che la persona che ha postato questo video gli ha messo pure il cuoricino, quindi brava, brava, veramente brave. Mamma mia ragazzi, meno male che di solito non mi addentro in queste cose, perché la negatività fuoriesce proprio dal computer, proseguiamo con la nostra carrellata di video cattivi dei vari haters. Benvenuti in uno. Polemiche, unpopular opinions, dico la mia, Nicole Husser al centro delle polemiche, mi piace perché devono metterci sempre il mio nome per cercare di fare più visualizzazioni possibile. Non le è andata tanto bene, ne ha fatte solo 73. Comunque non so. Dunque, questo sarà un brevissimo get ready with me, perché devo prepararmi al volo. Beh, lei è un po' come me, brevissimo get ready with me, 18 minuti. Io sono arrivata alla seguente conclusione. Sono arrivata alla conclusione che lei sapeva perfettamente cosa questo video avrebbe scatenato. E che... sta parlando del video che avevo fatto tempo fa, My Unpopular Opinions, no, non sapevo che cosa avrebbe scatenato, altrimenti molto probabilmente non l'avrei fatto. Detto molto onestamente, però mi piace come una persona che non mi conosce, non mi ha mai visto nella sua vita, è arrivata alla conclusione che sia così. Questo, cioè, proprio mi piace sta cosa. La cosa che più mi piace, cioè, non sopporto, la cosa che più mi piace è quando le persone danno per scontata una cosa e si autoconvincono che sia la verità. Questa non me la sono mai potuta spiegare, perché io sono una che ha sempre mille dubbi, incertezze, non sono mai sicura di avere la verità in tasca, né su di me né tantomeno sugli altri. Invece c'è gente che proprio convinta si autoconvince e poi dice è così. E alcuni vengono anche a dire ho le prove che è così, quando io so che non è vero. Tantissima popolarità perché già ce l'ha, però ha detto insomma se posso averne di più perché non farlo. Secondo me questo è il ragionamento che lei ha fatto. In che senso? Se tu fai un video che riceve tante critiche, di solito qualche iscritto lo perdi, non è che lo guadagni, quindi forse nessuno aveva capito che quel video era ironico, però non ha importanza, si parla di roba di tempo fa. Ma mi piace come lei addirittura non solo si autoconvinca di una cosa non vera, ma ragioni anche sul perché quella cosa non vera sia così. Sapeva perfettamente, anche perché lei è imprenditrice fondamentalmente di se stessa, no? Quindi è vero, però non è che se tu fai un video ironico immagini che la gente, anche perché tra l'altro ho preso la tipologia di video da una ragazza australiana che seguo, che non ha assolutamente ricevuto critiche di quasi di nessun tipo, un pochino sì devo dire, però quasi di nessun tipo, quindi no, non potevo saperlo che sarebbe stato recepito in questo modo, anche perché io ho un modo di parlare secondo me che non si capisce quando sono ironica, e questo l'ho notato nei video di YouTube, specialmente dopo questo. Però mi piace che lei poi dice è sicuramente è così. Boh, ha fatto centro insomma. Quindi tra l'altro ho visto un sacco di video dove appunto si lamentano, quindi comunque espongono la propria opinione, ovviamente contro quelli che sono appunto gli ideali esposti. Bisogna usare le parole, perché le parole possono essere più pericolose di un... E poi la cosa più interessante di tutte è che chi si mette a fare questo genere di video per portare negatività e ovviamente avere anche visualizzazioni, no? È la prima persona che dice sì, no, perché bisogna stare attenti alle parole, quando è il primo che facendo un genere di video di questo tipo sa benissimo di creare negatività, di creare, di portare insulti e soprattutto di fare bullismo, perché cyberbullismo questo. Il mio video non era riferito a nessuno, ma ho ricevuto molto cyberbullismo a causa di quel video, che io vabbè chiudo e ciao, tanti saluti. Però bisogna valutare bene chi seguiamo, e secondo me, io per quanto mi riguarda, non appena vedo uno youtuber, un influencer che lancia frecciatine a qualche altro collega, io tolgo l'iscrizione matematicamente, è una persona brutta,
per come la vedo io. Kiss and Make Up infastidisce Chiara Facchetti per 4 minuti. Quindi in realtà, praticamente, secondo me, la persona che ha fatto questo video, Chiara sta simpatica, io decisamente no. Ciao ragazzi! Ciao! Qui era quando Chiara era venuta a trovarmi a Trieste ed erano stati da noi. E ho dei bellissimi ricordi, non vorrei tanto che fosse di nuovo qua Chiara. Torna a trovarmi, mi manchi. E dai, vediamo, vediamo. Oggi siamo qua con Chiara, che è venuta a trovarci. Che poi sì, no. Oggi faremo questo video che si chiama Never Have I Ever, in cui vale oggi, sì. È arrivata l'international, ho letto solo il titolo del video. Adesso sto per la e qua perdo metà dei miei soldi. Ciao, è stato bello. Venitemi a prendere. Hai mai fatto sesso in un posto pubblico? No. Che posto pubblico? Tipo in aereo? Ah. Vabbè, le offese evitiamole, però non è bella sta cosa. Praticamente era tipo carnevale e tipo, avevamo bevuto un paio di cocktail. Anche qua ste offese non mi piacciono. Poteva farlo più carino il video, senza queste offese sarebbe uscito, secondo me, molto più carino. Quindi questo è tutto, ringrazio Chiara che è stata la nostra special guest di oggi. Finalmente è finita, vabbè. A tratti questo video mi è piaciuto molto, è stato carino. Per altri versi invece certe cose potevo evitarle, perché le offese, sinceramente, anche se sei una influencer famosa, come volete chiamarmi, eccetera, non sono belle. Nicole Hussel, polemiche, divorzio e nuovo amore, potevamo aspettarcelo? Ciao, io sono Liz, questo è il mio canale e benvenuto a te che stai guardando questo video. Mettiti comodo. Ok, arriva il dunque. Lei non ne vuole parlare di che cosa è successo, dice solo ogni tanto, ma proprio butta lì alcune cose che lei se la sentiva, non doveva, e doveva evitarlo, perché quando c'era quella vocina interiore che dice di non farlo, come il matrimonio, lei non gli ha dato retta. Quello che secondo me ha fatto tanto polemica è stato che fino al giorno prima che lei lo dicesse erano cicci tutti assieme, lei che sempre lo trattava male, un po' lo zerbino, poverino, era pupetto qui, pupetto là, ed è pupetto cicci. Non sai perché ci siamo lasciati e quindi probabilmente se lo sapessi non andresti a dire che io lo trattavo come uno zerbino. Però lasciamo perdere, va bene tutto, io non voglio parlare di cose private perché non mi sembra giusto verso l'altra persona. E poi dici, dopo neanche un mese che ti separi, credo che ci fosse qualcosa già da prima, ma più o meno si capiva qualcosa già da prima, nessuno cadeva più al pero, diciamo che non voleva dirlo. E poi comunque il video alle Maldive era sponsorizzato, perché l'hanno invitata, quella resort lì l'ha invitata alle Maldive, perché era tutto, anche su Instagram era tutto... Non mi hanno invitata comunque, se vuoi proprio saperlo, sono io che li ho contattati, perché già ero lì sponsorizzandoli durante la luna di miele. Un tag, una sponsorizzazione, quindi alla fine erano soldini che... No, non mi hanno assolutamente pagata per andare lì. Ci hanno offerto naturalmente il viaggio, cioè il resort, ma non erano soldini, così come fai tu che entravano, non ci hanno pagati, non mi hanno pagata per stare lì. Capita. Quando mi ricapita, beh, col lavoro che faccio mi ricapita molto spesso, onestamente. Secondo me c'è qualcosa sotto che... Sto chiacchierando con voi. Ma vedete anche come si comportava, come si è sempre comportato lui con lei, cioè lei che lo istigava. Lo istigava. Avete notato quest'estate, poco prima che si separassero, che andavano nella casa di famiglia, dicevano, la casa di campagna di famiglia, dove c'erano i cagnoni, dove in teoria lì abita anche sua nonna, ok, la nonna di Tomasa. Ma che dici? No, non abita lì sua nonna, ma che sta di... Mi piace come la... Vedete, è sempre il discorso di prima, si autoconvincono, lo so che mi tocco sempre i capelli, scusatemi, vi chiederò scusa in ogni video, si autoconvincono di cose che non sono vere, cioè ci pensano, poi si autoconvincono, cioè probabilmente lei, poverina, avrà pensato che quella fosse la casa di sua nonna, ma no. Come fa la gente a inventarsi queste cose? Però quando andavano in questa casa... che era bellissima, beh, con la piscina, che facevano i video in piscina,
sua nonna non c'era mai. Oppure... perché non era casa sua? Questo mi fa impazzire. La casa di famiglia era la casa di sua nonna. Come mai sua nonna non c'era mai? Perché sua nonna abitava in un'altra casa, in un altro posto. Non era casa di sua nonna. Va bene, ha trovato un altro. Non so se lo metterà, se lo farà vedere oppure no. Può anche farlo vedere, farlo vedere alla fine. L'ho fatto vedere ma me ne sono pentita. Vabbè, andiamo avanti. Kiss and makeup e polemiche varie sul tubo. Ciao. Non so se mi vedete o non mi vedete. Mi vedete al solito tutta deformata, i capelli uno schifo. Non ci fate ti male. Vediamo ma non sei deformata. Allora, faccio questo video a parte perché al solito io faccio i video quando mi preparo, quando un attimo, perché ne voglio, fondamentalmente è uno sfogo anche per me. Kiss and makeup. È una ragazza carina, mediamente di bell'aspetto, bionda. Mediamente di bell'aspetto, cioè voleva farmi un complimento, ma neanche tanto. Una Barbie. Una Barbie? Io. No, una Barbie? Carità, Barbie è una bellissima donna. Ho capito, una Bambi, una Barbie. Una dichiarazione su come lei perde peso. Salvo poi alla fine di questo video pubblicizzare dei prodotti per perdere peso. Ah, questo era... Mi ricordo. Sì, mi ricordo di questo. Allora, anche questo aveva scatenato un sacco di polemiche. Questa è una polemica di quelle assurde, giustamente. Attenzione, io odio le polemiche sul tubo, veramente. Lei le odia le polemiche, ma è per questo che fa un video parlando delle polemiche per scatenare altre polemiche, perché lei proprio le odia, io adoro. Però, perché praticamente cosa succede? Questa ragazza ha fatto questa dichiarazione dando delle regole per perdere peso. Una di queste regole è che lei dice di seguire, perché siamo sempre là, prendiamo le cose con le pinze. Lei dice di seguire questa regola, ossia di mangiare davanti allo specchio. No, non ho detto di seguire questa regola, ho sentito dire che aiuta in psicologia se una persona ha problemi di peso grossi, e quindi vi sto parlando dell'obesità eccetera, quando è per la loro salute che devono perdere peso, e ho sentito dire che sì, aiuta a mettersi davanti ad uno specchio. Lato, io non la seguo, cioè non è tra i miei canali a cui cioè sono... lei non mi segue, per questo fa un video con il mio nome nel titolo e dedica tutto il video praticamente a me, perché non mi segue. Non perché starò con tizio, io avrò guardato qualche video, ma non è un canale. Prima non mi seguiva proprio, adesso ha guardato qualche video, ma ci tiene a precisare di nuovo che non è un canale che segue. Iscritta, quindi. Non è iscritta, probabilmente si vede i video, ma non è iscritta, questa è la cosa più importante. Adoro quelli che anche su Instagram ti guardano tutto, storie, i follow, cioè i post, eccetera, però... non ti metto il follow, ma che me frega. Ho il prodotti Chanel, cose, cioè, per carità, non perché io invidi la ragazza che si può permettere le cose di Chanel, assolutamente non è il mio gusto, quindi non no. Io seguo piuttosto ragazze che fanno video come una ragazza carinissima che mi ha mandato. Io non sono carinissima perché uso robe Chanel ogni tanto, quindi non sono canale. Io non la seguo. Però ho sentito, letto da, visto qualche... Di nuovo ci tiene a precisare per la 700esima. Su come diventare anoressici, non dico su come diventare anoressici, non esageriamo. Comunque, sono dei consigli... Meno male che si rende conto delle baggiate, che dici? Atti comunque a incentivare o a promuovere degli comportamenti che possono sfociare in disturbi alimentari, quindi molto... Ma io quel video l'avevo fatto per le persone che devono perdere peso, perché per motivi di salute devono perdere peso, ma vabbè. Pericoloso. Io, queste persone vengono seguite da ragazze e ragazzi comunque di tutto il mondo. Io sono seguita solo in Italia. Comunque, vabbè, non ha importanza. Live, chiacchiere, mukbang e cosa penso di Kiss and Makeup 01. Io un video così non lo farei mai parlando di altra gente. Mai. Sarò sbagliata io?
che non ho fatto mai così per avere visualizzazioni? Non so. La vita privata messa proprio a nudo in quel modo per fare visualizzazioni, la cosa mi fa alquanto schifo, quindi non so. A lei fa schifo il fatto che io condivida la mia vita privata con voi, ragazzi? A lei fa schifo. Si guadagnare, quindi speculare, si inizia a parlare di divorzio, cose così, credo che sia un po' troppo, anche per il rispetto. Ma io condividendo la mia vita è giusto che dica ai miei follower che mi sono divorziata, perché se non vedono più il mio compagno si chiederanno perché. Poi del marito, che voglio dire, non so, mi sembra una cosa un pochino folle. Voi cosa ne pensate? Tu sai cosa ne pensi? E per lei è un pochino folle. Ma cioè, comunque ancora il vero motivo non si è capito. Quindi anche lì non... E anche qua tu lo devi capire. Lei vuole sapere il vero motivo. Mi piace perché le fa schifo che io condivida la mia vita privata. Però poi ci fa un video di 33 minuti su perché le fa schifo e non le interessa, per niente. Quindi non so se appunto è tutto un business, perché comunque, ragazze, credetemi, dietro dei canali così grossi ci sono delle agenzie grosse altrettanto che comunque aiutano le youtuber a monetizzare, quindi sicuramente dei consigli, delle dritte anche su questo gliele daranno assolutamente. Cioè, altro esempio lampante delle persone che non sanno nulla ma fanno finta e sono convinte di sapere. Lei usa parole come sicuramente, credetemi, no, non ci sono agenzie grosse dietro il mio canale, non c'è nessuna agenzia dietro il mio canale. Io ho un agente e abbiamo un'email assieme, a volte gli dico guarda questo progetto seguilo tu, ma si parla di progetti che mi entrano da aziende che mi seguono, cioè da aziende che vogliono lavorare con me. Nessuno, non c'è nessuna agenzia dietro che mi dà consigli su come monetizzare. Questo sta, cioè, è in questo il nostro lavoro, noi sappiamo come farlo, non abbiamo bisogno, almeno per quanto mi riguarda, poi non, probabilmente non posso parlare per tutti, ma io non ho nessuna agenzia che mi dice come mi devo comportare, cosa devo dire, come monetizzare. È proprio per questo che mi piace quello che faccio, perché decido io di cosa voglio parlare, a volte anche sbagliando, a volte cioè facendo sì purtroppo che gli altri mi fraintendano, ma no tesoro, credetemi, ci sono, no, non c'è nessuna agenzia dietro il mio canale, no. Ma senza proprio starci a pensare. Senza starci a pensare, lei sa, a me piace, avevo sentito, com'era quella citazione, frasi sulla presunzione, allora... Questa è molto bella di Socrate. Costui crede di sapere mentre non sa. Io almeno non so, ma non credo di sapere. Ed è proprio per questa piccola differenza che io sembro di essere più sapiente, perché non credo di sapere quello che non so. Non aggiungo altro. Anche io monetizzo, ma a parte che monetizzo tanto così. Spero che con questo video e con il fatto che ti sei messa a parlare di me e con Kiss & Makeup 01 tu sia riuscita a comprarti qualche yogurt in più, per qualche mukbang in più, in cui parli male di altra gente. Brava, esatto Maddalena. O dice la cosa fino in fondo, quindi dice il motivo reale per cui è successo che loro si stiano separando. No, non te lo dico, non posso dirti il motivo, non sarebbe giusto. O altrimenti se dici che per motivi di privacy, per Tomash eccetera eccetera non puoi dire, vuol dire che già c'è qualcosa che non va, quindi o che non è vero o che non è vero. Cioè non è vero che ci siamo lasciati perché non ti dico il perché? Non so cosa pensare, non so cosa dire. Se non sai cosa pensare, non sai cosa dire, forse non sarebbe il caso di fare video su gente che non conosci. Anche perché non penso che tu sia proprio una ragazzina. Ma non parlo solo di chi se ne capi in generale, di chiunque speculi su queste cose, ecco. Speculare sul mio divorzio perché parlo del mio divorzio è veramente, ti fa schifo. Però tu che parli del mio divorzio monetizzando, non ti fai due domande? No? Ok, può bastare ragazzi per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, se posso dirla questa cosa in questo video, spero che non vi abbia fatto arrabbiare troppo e fatemi sapere che cosa ne pensate, qual è stato il più brutto tra tutti. E mia family, noi ci vediamo domani, mi raccomando sempre puntualissimi, alle 17:30 venite qua che vi do un abbraccio forte 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 forte. E niente, ci vediamo domani. Un bacio grande, vi voglio bene. Mua, mua, mua. Ciao.